Bastasse il terremoto di questi giorni, ieri sui giornali è apparsa la notizia che alcune case di proprietà del comune di Roma sarebbero finite in mano alla famiglia Casamonica a prezzi stracciati. Ne abbiamo parlato con Daniele Frongia, responsabile della commissione per la spending review del comune. Abbiamo scoperto tantissimi casi di persone ricche, quindi con un ottimo stipendio e magari il SUV parcheggiato sotto casa, che stanno in un appartamento al centro di 120 metri quadrati pagando 20, 30, 40 euro al mese. Ecco, ma di chi sono questi appartamenti? Sono del patrimonio del comune, quindi servirebbero al comune per dare un tetto a chi ne ha bisogno. Casamonica, ovviamente il cognome non è sempre lo stesso, sono imparentati con altre 3, 4, 5 famiglie, però sicuramente in almeno 30 casi sicuramente hanno un'abitazione comunale e l'hanno in zone anche abbastanza buone, di pregio. Adesso va di moda il Pigneto, anche al Pigneto, e poi da lì fino al raccordo, ma anche non distanti da Villa Borghese. Sull'argomento abbiamo chiesto la replica al Comune di Roma, ma data l'inchiesta della magistratura in corso, ci hanno spiegato che non possono rilasciare dichiarazioni al proposito. Siamo andati a vedere il Comune come tratta i propri affittuari, anche al dentista, in una bella zona di Roma, 120 metri quadrati quasi, che va a pagare al mese appena 133 euro. Immagino per 114 metri quadrati 133,92 euro. Fuori mercato, ma manca uno zero, manca più di uno zero. Insieme di tutto il patrimonio immobiliare, residenziale e non residenziale, di Roma, se fosse utilizzato, se fosse gestito correttamente, noi potremmo avere all'anno 150 milioni di euro in più.